l'idea di riportare in vita il fantasma di Rachmaninoff e ascoltare un suo recital, al di là diciamo della particolarità, della curiosità, è legata alla mia voglia di condividere la grande musica con un pubblico più ampio. In realtà i contenuti di questa lezione sono quelli proprio di una conferenza su Rachmaninoff e sulla sua poetica, inframmezzata con gli ascolti delle sue incisioni sul rullo, quindi cose abbastanza interessanti anche dal punto di vista storico e di raro ascolto. E la forma è certamente una forma insolita, perché anziché essere io o un altro musicologo a raccontare di Rachmaninoff, sarà lui stesso che appare in forma di fantasma e si materializza sul palco a dirci della sua vita, delle sue idee e a farci ascoltare dal vivo o dal morto, che dir si voglia, delle sue incisioni. Dico dal vivo perché sono incisioni che lui stesso ha inciso su pianoforti a rullo negli anni 30 e che vengono ascoltate dal vivo, nel senso che c'è un pianoforte automatico di Sclaver che appunto le riproduce in acustico. Vuole che io suoni qualcosa? Magari, magari. Ma un momento, io non sento nulla. Non sento i tasti, li vedo appena annebbiati, non posso toccare nulla. Ma provi, provi comunque, qualcosa succederà. Proviamo. Questa che suonerò è l'elegia che scrissi nel 1892 al termine dei miei studi al Conservatorio di Mosca. Certamente è un esperimento che però mi ha divertito molto, anche per me è stata un'occasione per approfondire, anche per leggere molte lettere di Rachmaninoff, molte sue interviste, tanto che tutti i dialoghi che poi ho scritto, in cui io l'ho intervisto in qualche modo, sono ovviamente basati su cose che lui stesso ha dichiarato o nelle sue lettere o nelle sue interviste. C'è un momento in cui vi confrontate in fondo sullo stesso repertorio, perché c'è Mendelssohn di mezzo. Sì, noi abbiamo questa unica incisione sul rullo di Rachmaninoff che suona una romanza senza parole, La filatrice, e la fa peraltro in una maniera decisamente insolita, devo dire eccelsa, con delle libertà molto evidenti sul testo. Infatti sarà per me l'occasione poi di chiedergli il perché di queste sue libertà, e lui mi risponderà da par suo spiegandomi proprio qual è la sua concezione dell'interprete. Allora, vediamo se il maestro Rachmaninoff è qui con noi e si vuole magari unire a noi in questa intervista. Maestro, mi sente? Maestro, potrebbe dirci qualcosa, magari se vuole fare un saluto a tutti noi. C'è musica sufficiente a riempire un'intera vita, ma un'intera vita non è sufficiente per la musica. E per mia fortuna la musica continua ad essere con me anche ora. È la mia salvezza. Auguro a tutti voi di fare lo stesso. Ma ora devo proprio tornare indietro. È stato bello essere qui. Avrei voluto restare. Prometto che tornerò presto. Da Svidania.